Family, benvenuti a un nuovo video del Pit. Forse questi sono i video più belli perché sono quelli inaspettati. Sì, assolutamente. È stato tutto un po' improvvisato perché dovevamo assolutamente raccontarvi una cosa e quindi non sarà un mezzo busto noioso, ma potrebbe essere peggio di un'indagine. Sì, è tutto questo grazie a Debbie. Adesso vi spieghiamo brevemente che cosa è accaduto. Qualche sera fa ci trovavamo a Luxor. Ovviamente noi siamo al Cairo, ma per andare a Luxor abbiamo dovuto prendere un aereo, fermarci là una notte e ritornare poi al Cairo il giorno seguente. Esatto. La sera prima di partire con l'aereo, avevamo l'aereo intorno alle 10 meno 10 di sera, siamo andati a vedere uno spettacolo di luci e suoni all'interno del tempio di Karnak. Noi siamo stati obbligati ad andarci di notte perché di giorno abbiamo fatto le escursioni che avevamo organizzato, ma non potevamo non andare, quindi abbiamo detto: caspita, prima di partire alle 7:30 di sera, qua il sole tramonta molto presto, quindi sì, alle 7:30 è già praticamente buio, facciamoci questo tour a Karnak. Io mi sono messa, ovviamente vi dico già, non si poteva filmare, non si potevano usare videocamere. Qua in Egitto, raga, è un casino. È veramente un casino registrare, perché ti fanno portare la videocamera, ma ti fanno togliere il microfono. Esatto, che quindi dici: ah, mo? Perché? Cioè, non che non si possa registrare senza microfono, ma ovviamente fa schifo l'audio, ok? No, non si sente niente. È vero, anche perché la maggior parte dei posti dove ti lasciano filmare ti dicono: puoi filmare ma non puoi parlare. Ma noi mica facciamo... Non lo so, raga, sono però sono regole, vanno rispettate. Quindi, ma col cellulare si può? Sì. Quindi vabbè, lasciamo perdere. Quindi si può salvare un po' la capre cavoli. Ok. Quella sera noi non eravamo andati lì per fare nessuna indagine, non fare assolutamente niente, volevamo goderci, come penso che ogni tanto è anche giusto che sia, un po' il luogo, ok? Anche perché quell'esperienza inizia che ti consegnano una specie di radiolina con delle cuffie dove tu metti la tua lingua, quindi italiano, quindi eravamo insieme ma ognuno era nel suo mondo, quindi Gian, Pimot, cioè ognuno aveva le cuffiette e si assaporava il luogo. Esatto, quindi noi iniziamo, io ovviamente maniaca di foto e video, mi faccio foto per stories che avrei pubblicato poi successivamente, video sempre per stories e quant'altro, e ci trovavamo ad un tratto in un colonnato, un corridoio formato da altissime colonne, e c'era una spiegazione abbastanza lunga. Dovevamo stare, per farvi capire, le persone non potevano essere sparse perché c'erano delle corde che delimitavano il passaggio delle persone. Questo perché nelle cuffie veniva narrata la storia del luogo, quindi le persone pian piano scoprivano il tempio di Karnak man mano che la storia all'interno delle cuffie andava avanti. Quindi pian piano ti aprivano anche l'accesso alla zona successiva. Ovviamente eravamo tutti quanti concentrati in questo lungo corridoio. Corridoio lungo, ok raga, formato da colonne che si sviluppavano però anche lateralmente. Quindi io presumo, perché ovviamente non si poteva andare, che ci fossero dei corridoi simili a quello dove eravamo noi centrale, ma anche lateralmente, paralleli a quello in cui eravamo noi. Sì. Così ho detto: che figo, mi metto a fare, dato che lateralmente non c'era gente, mi metto a fare delle foto alle colonne. Cioè, sapete, no? Cercavo un po' la prospettiva, cercando di far vedere tutte le colonne, no? Una dietro l'altra, no? E ad un tratto ho fatto una foto, ho chiamato Paolo e gli ho detto: Paul, ma che diavolo è questo? Raga, adesso vi faccio vedere questo, vi facciamo vedere questo. Raga, voi non potete capire, sono rimasta sconvolta, perché mentre eravamo nel colonnato dietro di noi, io ho fatto una foto alle colonne, ma non in direzione del corridoio qui dove c'è tutta la gente, perché c'è veramente tanta gente. Ho deciso di fare la foto alle colonne verso il laterale, ok? Dove non c'è gente, dove non si può andare, va bene? In modo che così ho detto: che figo, mi becco tutte le colonne in fila, senza gente, anche se sono quelle laterali. Raga, io sono scioccata. Allora, voi
provate a immaginare qual è stato il mio pensiero, perché subito sono arrivato al fatto, quello che diceva Debbie. Siamo tutti qua, tra l'altro non eravamo neanche, cioè, 2000 persone, ma no, poche. Raga, sì, ce ne saremmo state una cinquantina, settantina. Subito ho dato un'occhiata veloce alle guardie, sì, perché le guardie sono vestite di bianco, sì, quindi anche al buio, sì, le noti subito. Ma ho proprio visto che delimitavano il percorso che dovevamo fare. Poi noi, io ho scattato quella foto col flash, sbagliando tra l'altro, perché, sì, io di solito non scatto col flash. No, ma in alta quindi esposizione. È partito. E quindi ho dato un'occhiata a questa cosa e subito ho detto, ok, c'è un'anomalia, per forza, 100%, perché lì è impossibile che ci sia qualcuno. Allora, io voglio ancora lasciare il beneficio del dubbio a un ipotetico mio movimento che possa aver spostato, perché sapete che quando uno fa una foto poi ci si sposta, crea una sorta di striscia, ok? Sì. Io voglio lasciare ancora il dubbio su questa cosa, cioè io gli ho detto potrebbe magari essere un'ombra, io magari non sono stata tanto ferma e si è creata una striscia, ok? Però è una bella figura umana. L'unica cosa che mi dà conto a questa mia teoria è il fatto che io non ho fatto la lunga esposizione, ma ho fatto il flash, quindi la foto è stata istantanea. Se avessi fatto la lunga esposizione era molto più plausibile che ci sarebbe stato un movimento, una scia, perché magari io muovendomi, non sono un cavalletto, quindi muovendomi creavo delle scie di qualcosa. Sì. Effettivamente io l'ho scattata col flash questa, e si può vedere perché il flash è proiettato sulle colonne in prima fila davanti alla mia camera. Io voglio ancora lasciare il beneficio del dubbio su una proiezione di un'ombra. Certo è che, raga, veramente mi sono cagata addosso, anche perché osservare le colonne lateralmente senza nessuno, immerse nel buio, raga, era veramente da pelle d'oca, ve lo, sì, garantisco. Ma poi ti vengono i brividi, perché sembrava un montaggio, perché nelle orecchie passava, sì, c'era una voce narrante di un attore famoso che, sì, ti faceva immedesimare in quello che è Karnak, un tempio dedicato al dio Amon, dove tantissime generazioni di faraoni hanno voluto dimostrare la loro potenza, la loro ricchezza, quindi ognuno di loro costruiva qualcosa in più, voleva far vedere la grandezza dell'Egitto, e allo stesso tempo, come ben sapete, tutto sempre avvolto da un alone di mistero, perché gli antichi egizi vivevano su questa cosa, no? Sì. Ogni loro rituale, ogni loro modo di esprimere anche come dire, la loro religione, la loro cultura, ha sempre avuto un alone di mistero. E credendo infatti poi tantissimo nell'aldilà. Ah beh, certo. Tutto veniva con infatti dire. A proposito di misteri, che stava dicendo Paolo, quella serata, e questo era solo l'inizio, certo, perché poi abbiamo continuato la visita e ci stavamo avvicinando verso una sorta di lago artificiale che c'è all'interno. È un lago artificiale? Sì. O è un canale? Comunque c'è un... Sì, comunque sembra un lago. Cioè, esatto, sembra un lago artificiale, poi era notte, quindi non è che sono stata a guardare bene. E prima di raggiungere questo, chiamiamolo lago artificiale, ok, c'era una specie di cortile con un obelisco e tutto attorno una parete gigantesca piena, strapiena di geroglifici. Io ovviamente piglio il cellulare come sempre, perché ho detto, ah che figo, qua mi posso ben avvicinare, posso fare un bel video di tutta la parete per far vedere la grandiosità di quanto hanno fatto gli egizi. Allora mi avvicino a un punto a sinistra della parete, totalmente a caso, ve lo giuro. Ad un tratto Paolo mi chiama e mi fa, topo, ma hai visto cosa stai filmando? Ora, qua non si parla più di fantasmi e devo essere sincera che di questo argomento, prettamente quello che adesso vi dirà Paolo, sono un po' ignorante, infatti preferisco che ve ne parli lui, ma ho, per puro caso, mi sono posizionata davanti a un geroglifico che a Paolo sta molto a cuore. Sì, assolutamente, e pensate che in questo momento che vi sto per raccontare questa cosa, qua c'è un testimone oculare, io lo vedo dal riflesso del vetro, lui è stato anche testimone di questa, di questa parete, ci ha fatto anche le stories, ragazzi, perché io quando ho visto ho detto, no aspetta, wait, questa è una parete famosissima, per chi è appassionato come me, che guarda Enigmi Alieni,
il nostro amato, caro Giorgio Zoukalos ha fatto tantissime puntate dedicate a quella parete, perché ci sono dei geroglifici unici nel loro genere, cioè sembrano proprio rappresentare, poi adesso vi manderò le immagini, sembrano rappresentare delle navicelle aliene, degli oggetti affusolati come dei veri e propri aeroplani, perché vedi la livrea, già dimmi se adesso, non voglio passare come un pazzo, però... No, tra l'altro io non sapevo... Hai visto che erano strani? Erano strani, io ci sono passato davanti a quella parete lì e ci avevo fatto l'occhio, però se non fossi stato tu io non li avrei notati. Perché passano... Passano poi inosservati, sì, perché esatto. Sono talmente tanti geroglifici che sono in queste pareti che è un po' difficile che uno ti colpisca. Sì, bravo. Ce ne sono alcuni strani, però vabbè. Quando poi li guardi attentamente, noti... E ti rendi conto che c'è effettivamente qualcosa di particolare, sono diversi dagli altri. Sì. E tra l'altro, se non sbaglio, sono solamente in quel tempio lì. Solo lì. E se ci pensi che quella è la città proibita per eccellenza degli egizi, lì non poteva entrare nessuno. Era esatto, no. Questa è un'associazione che lui ha fatto, è vero. Che trovo geniale. Perché... Sì, cioè in Karnak potevano accedere solamente i faraoni e i sacerdoti. Sì, nessun altro. Tanto nessuna gente della, proprio, del popolo. Si chiama proprio città proibita, perché se tu entravi era proibito, illegale, morte esatto. Assicurata. E quindi quello che mi ha fatto pensare, forse quei geroglifici sono stati messi proprio all'interno della città proibita perché solamente l'elite poteva vederli e leggerli. Se venite in Egitto noterete che ci sono un sacco di geroglifici ovunque, cioè non è sì, che lo potete, sì. Ma quelli su quella parete, io adesso non è che voglio dire per forza così, no. Ma voglio semplicemente mettere un punto di domanda, sì. È bello ogni tanto fermarsi a riflettere, ogni tanto a farsi delle domande. Mi è ancora accaduto esatto. Un'altra cosa stranissima. Quindi Gianne, tu non puoi andare via perché tu, Gianne è il secondo testimone sì. Oculare, io un'altra c'ero, cosa, io c'ero, raga. Sì. C'eri e l'hai filmato. Anche lui. L'ho filmato anch'io. Perché insieme. Dopo aver visto questi geroglifici che Paolo ci stava spiegando, ma poi c'erano queste guardie che continuavano a dirci andare, 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 perché nel frattempo il tour stava proseguendo, ci spostiamo tutti quanti nella parte finale di questa visita, una sorta, chiamiamola così, di anfiteatro, anche se sì. Non era un anfiteatro, dove si ammirava tutta questa zona, quindi tutta Karnak, un po' dall'alto, con il lago davanti, e c'era la parte finale del racconto che veniva ascoltato nelle cuffie. Io ovviamente, ammaliata da quello che stavo vedendo, dalle luci e quant'altro, prendo il cellulare come mio solito e faccio una ripresa a Karnak. Mentre riprendo vedo una roba strana e dico: ma che cavolo è quella roba lì? Stoppo il filmato, cioè io mi blocco proprio, infatti nel filmato si vede perché sono talmente immobile, perché sto fissando e dico: ma cos'è quella roba lì? Una sfera luminosa. Ho visto come se fosse una stella, ok? Stoppo il filmato e lo faccio vedere a loro due. Gli dico: raga, ma che cavolo è sta roba? Non è che ho qualcosa io davanti al cellulare che mi esatto. Fa questa cosa qui. Anche lui lo fa. Esatto. Prende il telefono e fa la stessa ripresa. E raga, lo filma anche lui. L'ho filmato in contemporanea. Proprio lei mi fa: guarda questa roba, io manco l'ascolto. Esatto. Guarda questa roba, prendo il cellulare, lo alzo, registro e faccio: Debbie, cioè, come gli ho detto, è lì. Si vede proprio questo oggetto scompare, sì, ma esatto. Si sposta in maniera autonoma, raga. Avevo i brividi. Sì. I brividi. Abbiamo controllato anche i filmati precedenti e le foto e non è presente. No. No. E io mi sono detto: cacchio, abbiamo registrato veramente una apparizione aliena? Non lo so. A Karnak. Con tutti i posti che c'era, proprio nel tempio famoso anche per i geroglifici, che in teoria significherebbero un contatto con un mondo ultraterreno? Anche qua voglio lasciare un dubbio, sì. Perché potrebbe essere stato il riflesso di qualche luce sul mio obiettivo. Se veniste in Egitto, come abbiamo fatto noi, e provate ad immergervi in questa grande cultura, in questa grande civiltà che è stata,
vi verrà veramente facile pensare che non è umano. È vero. Beh, è un posto magico comunque, sì. Per quanto abbia le sue differenze culturali rispetto all'Europa, certo. Percepisci, c'è sempre quell'elemento di dire, ma è vero? Esatto. O è finta? Esatto. Perché ti viene così da pensare, per me è tutto finta sta roba qua. Esatto, sì, è sì. Vero. Sì. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti di tutte le teorie che abbiamo parlato in questo video, di tutte le anomalie che vi abbiamo fatto vedere. E niente, raga, io... Spero che accadano però spesso altre cose di questo genere. Accadranno, perché... accadranno. Continuate a seguirci. Mi piace mostrarvi queste cose che accadono nella vita di per tutti caso, i giorni. Esatto. Sì, sì. Scriveteci nei commenti cosa ne pensate su tutto.